Ecco, siamo sempre all'ingresso della piccola palazzina di via Bronzetti. E andiamo a visitare uno degli attici, quello con il terrazzo più grande. Questo è l'atrio d'ingresso, con finiture signorili, boiserie. Le scale e l'ascensore che poi ci porta all'attico. Ecco, qui siamo all'ultimo piano, il piano degli attici. Sono solo due appartamenti sul pianerottolo. Vediamo questo col terrazzo più grande. Ha un grande soggiorno con tre finestre e l'angolo cottura. All'americana, volendo si può chiudere, è una mansarda alta, come vedete, con tetto in legno molto pregevole. Poi abbiamo la zona notte, che vi facciamo vedere prima del terrazzo. La zona notte abbiamo appunto due camere da letto. Questa è la stanza singola. Poi la camera matrimoniale che ha questo gioco delle due finestre d'angolo, che danno poi sul terrazzone che vedremo. I bagni, tutti e due con finestra, questo è quello di servizio, con attacco doccia e attacco lavatrice. Questo è il bagno padronale con la vasca. Ecco, sono finiti ingressi opaco il padronale e semilucido quello di servizio. Torniamo in soggiorno e usciamo sul terrazzo, che in effetti merita, è un po' il clou di tutto l'appartamento. Qui si possono mettere su questo sporto di gronda esterno dei vasi di fiori, fare una siepe ancorata alla ringhiera. Abbiamo questo terrazzo grandissimo, un campo di calcio che dà, e codice Foschia, sull'imbocco comunque della Val Seriana. C'è già la predisposizione per il tendone, come anche internamente c'è per l'aria condizionata, c'è l'allarme, il videocitofono e tutto. Vedete il terrazzo, effettivamente è difficilissimo trovare un attico di dimensioni contenute, un trilocale e non un appartamento con 4-5 camere, quindi un costo anche particolarmente alto, ed è difficilissimo, direi quasi impossibile a Bergamo, direi un unicum, trovare un terrazzo così grande con un appartamento, appunto un trilocale all'ultimo piano. Qui sicuramente nella bella stagione, nella mezza stagione, si vive in esterno.